I neutrini sono prodotti costantemente all'interno del Sole e delle stelle e riempiono tutto l'universo. Circa 60 milioni di neutrini attraversano la punta di un dito di una mano ogni secondo, ma è molto difficile studiarli perché la loro massa è quasi nulla, non sono soggetti alla forza elettromagnetica e attraversano indisturbati tutta la materia, con cui interagiscono solo molto raramente. Oggi si sa che esistono tre famiglie di neutrini, elettronici, muonici e tauonici, e che questi tre tipi oscillano tra una famiglia e l'altra. Questa oscillazione è possibile solo se il neutrino ha una massa, che non è ancora stata misurata. Il fascio che parte dal CERN consiste di neutrini del tipo mu. Quando raggiungeranno il Gran Sasso, alcuni di questi neutrini avranno oscillato, ossia si saranno trasformati in neutrini del tipo tau. Le oscillazioni possono avvenire solo su lunghe distanze ed è per questa ragione che gli esperimenti progettati per studiare l'oscillazione sono stati posti a 732 km di distanza dal fascio del CERN. Buonasera a tutti e benvenuti. Mi chiamo Marco Cattaneo, ho la fortuna di fare il direttore di una storica rivista di divulgazione scientifica che è Le Scienze, ma soprattutto un milione di anni fa mi sono laureato in fisica all'Università di Milano e ultimamente soffrivo un po' perché la fisica, diciamo così, era un po' poco sotto le attenzioni del grande pubblico, cioè le grandi scoperte della genomica, le neuroscienze e tutto quanto, e dal 23 settembre di quest'anno è tutto cambiato. È tutto cambiato perché la fisica è tornata al centro dell'attenzione del grande pubblico grazie a un esperimento condotto tra il CERN di Ginevra e i laboratori dell'INFN del Gran Sasso in Italia, che qualcuno ha detto subito mette in discussione la relatività ristretta, sembra dimostrare che i neutrini, queste particelle assolutamente elusive e evanescenti che sono state inventate quasi un secolo fa, un po' meno, per spiegare il decadimento beta, in realtà questi neutrini andrebbero un pochino più veloci della luce, siccome per tutti questo limite, a parte Superman, per tutti questo limite era un limite invalicabile fino ai giorni nostri. Questo esperimento ha portato una ventata di novità e un grandissimo ritorno di interesse per la fisica, per la fisica sperimentale, per fortuna anche per una fisica sperimentale che si fa in buona parte in Italia, quindi facendoci fare una figura un po' migliore di quella che stiamo facendo ultimamente in tante parti del mondo. E oggi siamo qui a parlarne con uno dei protagonisti, direi il protagonista principale della storia che è cominciata il 23 settembre, ovvero sia Antonio Ereditato, che è alla mia sinistra, alla vostra destra, e che è il responsabile dell'esperimento Opera, ovvero sia l'esperimento in corso con questo fascio di neutrini che viaggia da Ginevra all'Aquila o giù di lì, senza tunnel, questo lo mettiamo in chiaro fin dall'inizio. Ed è soprattutto Antonio Ereditato, ha una cattedra di fisica delle particelle sperimentale all'Università di Berna, dirige, lo leggo per essere più preciso, il laboratorio di fisica delle alte energie e dell'Albert Einstein Center for Fundamental Physics, sempre a Berna. È napoletano di origini, italianissimo, anzi il cuore dell'Italia. Alla mia destra, e quindi alla vostra sinistra, Gianfrancesco Giudice, un altro italiano che lavora al CERN di Ginevra da quasi 20 anni ormai, è un fisico teorico delle particelle elementari e insieme ci racconteranno da una parte la scoperta o comunque il lavoro che è stato compiuto con l'esperimento Opera e che sta facendo discutere tutto il mondo, sia i fisici che i non fisici, forse di più i non fisici che i fisici addirittura, e i potenziali aspetti teorici che potrebbe coinvolgere questo esperimento una volta che fosse, lo diciamo subito per chiarirlo, verificato indipendentemente da altri esperimenti. Quindi per primo cedo la parola ad Antonio Ereditato, grazie per essere venuto, grazie a voi e buona serata. Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Cattaneo per la gentile presentazione. E poi ringrazio voi per essere venuti così numerosi a sentir parlare di una cosa così strana come le particelle elementari, in particolare i neutrini.
Poiché ho dei limiti molto stretti di tempo, cercherò di starci. E anche perché vogliamo lasciare Vogliamo lasciare spazio alle più. Quindi, presumibilmente molte domande del allora, pubblico. quello che farò insieme al mio collega Gian, faremo vedere le cose, magari le flashiamo in maniera molto rapida, riservandoci di ritornarci se poi voi volete saperne di più. Allora, cominciamo con questa bella slide in cui vedete c'è una specie di sole. Luminoso, in realtà è il sole, ma è il sole visto non attraverso la sua luce, radiazione elettromagnetica, la sua luce, ma visto attraverso i suoi neutrini. Quindi è una immagine presa con una speciale pellicola, mettiamola così, sensibile ai neutrini. Avevate mai visto una foto del sole fatta con i neutrini? Quindi già è un buon inizio. Io parlo della strana storia del neutrino. Beh, allora, non devo spiegarvi che il neutrino è uno degli animali dello zoo delle particelle elementari. Come vedete, la nostra conoscenza della materia ci dice che esistono le particelle chiamate quark e delle particelle chiamate leptoni, e i neutrini sono tra questi leptoni. Sono particelle leggere, con una massa, sappiamo oggi, non nulla, ma molto, molto, molto piccola. Il neutrino, come vedrete, è associato in generale a numeri piccolissimi e grandissimi. Probabilmente questo è un indice della sua natura speciale, non è certo una particella me mediocre, possiamo dire. La storia comincia, come per noi tutti, dalla sua nascita. Ovviamente il neutrino, è con noi da circa 13 miliardi e 700 milioni di anni, cioè da quando è nato l'universo, però noi umani sul pianeta Terra lo conosciamo dal 1930. Che succedeva? A quei tempi era già noto il cosiddetto decadimento beta nucleare. È una cosa molto semplice. C'è un nucleo radioattivo, A, che decade in un altro nucleo, B, più un elettrone. Questo elettrone veniva rivelato e si misurava la sua energia. La cosa che sorprese i fisici all'inizio del secolo scorso era che, se tutto fosse andato come da questo disegno, avesse dovuto avere per l'elettrone e per il nucleo B la stessa energia. Quindi l'elettrone, perché si dividevano la torta in due, e quindi l'elettrone avrebbe dovuto avere sempre esattamente, rigorosamente la stessa energia. Invece no, l'elettrone aveva uno spettro continuo, come si dice, cioè acquisiva vari tipi, varie possibilità, vari valori dell'energia. Questo signore, Wolfgang Pauli, nel 1930, per spiegare questo fatto, questa apparente contraddizione, dovette inventare una terza particella che prendeva parte alla divisione di energia, quindi non più in due, ma in tre, e inventò come di rimedio disperato, parole sue testuali, inventò l'ipotesi di questa fantomatica nuova particella, che lui chiamò neutrone. Voi sapete che il neutrone è stato poi scoperto più tardi, nel 1932, ma lui lo aveva chiamato così, neutrone. Questa particella che, vedete, io sono napoletano, quindi ho messo una pastiera, che invece di dividere la torta o la pastiera in due, la si divide in tre e qualche volta il neutrino ne prende un pezzetto. Quindi il nostro elettrone non sempre prende la metà, ma ne prende un po' di più, un po' di meno, quindi perfettamente in accordo con i fatti sperimentali. Però il prezzo da pagare era di introdurre una nuova particella fantomatica, perché mai vista da nessuno. Massa piccolissima, carica nulla, sì, doveva girare su se stessa, cioè doveva essere un fermione, una specie di trottola che gira su se stessa. Tutto rimase un pochino in stand-by, come si dice, fino a che Fermi nel 1933, Fermi che veniva chiamato il Papa nella sua comunità scientifica, cioè quando parlava lui erano parole pesanti. Fermi stabilì e sviluppò la prima teoria comprensiva del neutrino per spiegare in maniera rigorosa il decadimento beta. E prima cosa che fece, disse: beh, questo nome non va bene, non chiamiamolo neutrone perché è una particella di massa molto molto piccola, quindi in italiano il suffisso "-ino", si presta meglio, e lo ribattezzò neutrino, anche perché nel frattempo il vero neutrone era stato scoperto nel 1932 da Chadwick. Allora, vediamo qual era la nostra conoscenza del neutrino a tempi di Fermi, perché ve lo dico perché è praticamente quello che sappiamo oggi. Abbiamo aggiunto poche cose, importanti, ma poche.
Quindi il neutrino è una particella di massa nulla o quasi nulla, all'epoca di Fermi non si sapeva se nulla o quasi nulla. È neutro elettricamente, è un fermione, cioè gira su se stesso secondo alcune regole, come si può dire poeticamente una trottola fatta di nulla, ha una piccolissima probabilità di interazione con la materia. Pensate che può percorrere un neutrino decine di anni luce di materia senza interagire. Quindi pensate come i neutrini possono trapassare la Terra, possono passare enormi distanze cosmologiche. E per questo motivo, appunto, la sua bassissima probabilità di interazione ci vogliono ben 25 anni per scoprirlo. Ora questa la salto perché voglio spiegare in questa come si fa a rivelare un neutrino. Questa è l'unica formula che vedrete nel talk. Magari se qualcuno può fare una domanda, ce la riserviamo per dopo. Questi due signori, Reines e Cowan nel 1956, quindi 25 anni dopo l'ipotesi del neutrino, lo scoprirono. Questo è il loro esperimento. Vedete, fa ridere oggi, eh? Oggi che ci sono esperimenti con 1.000 persone, scienziati di tutto il mondo. Loro due, nel loro laboratorietto, scoprirono il neutrino. E come lo scoprirono? Lo scoprirono con dei neutrini artificiali, cioè prodotti dall'uomo. C'era un reattore nucleare a Savannah River e con i tantissimi neutrini emessi da questo reattore riuscirono a rivelare qualche interazione di neutrino. Pensate che un reattore tipo da 1 gigawatt fa circa 10 alla 20, cioè 100 miliardi di neutrini al secondo. Quindi pensate quanti neutrini vengono prodotti semplicemente da un reattore nucleare. Domanda, ma da dove vengono i neutrini e quanti ce ne sono? Beh, gran parte dei neutrini che abbiamo, il bilancio di neutrini nell'universo, vengono esattamente circa un secondo dopo il Big Bang. Furono prodotti in enorme numero e ancora oggi ne possiamo contare circa 300 per ogni centimetro cubo di universo. Pensate un po' che numero enorme di neutrini. Rivelare questi neutrini sarebbe una grandissima scoperta ed è praticamente una missione impossibile perché la loro energia è talmente bassa che nessuno di noi scienziati ha avuto ancora un'idea sensata su come rivelarli. Quindi questa forse è una cosa per i giovani qui in questa sala. Abbiate un'idea su come rivelare questi neutrini qui. Beh, i neutrini vengono anche prodotti per esempio in eventi catastrofici del nostro cosmo, come l'esplosione di una supernova. Questa è la famosa supernova del 1987, alcuni di voi erano già adulti in quel giorno. E guardate come il cielo cambiò in 24 ore. Questa, a sinistra vedete la stella piccolissima prima di esplodere e poi dopo la sua esplosione. Questo è quello che è oggi. Oggi vedete questi caratteristici anelli che indicano la fine di una supernova, dell'esplosione di una supernova. Ora, qualche numero giusto per sorprendervi. Una supernova emette in un minuto tutta l'energia del Sole in 200 anni. I neutrini sono il 99,9% dell'energia di una supernova. E tutta quell'esplosione che avete visto, che era la parte luminosa, era solo lo 0,1%. Poi, il 23 febbraio del 1987, 1 milione di persone al mondo furono uno di quei neutrini interagenti nel loro corpo. Forse potreste essere voi, quelli un po' più anziani. Domanda: ma siamo figli delle stelle, come diceva una vecchia canzone degli anni 80, o siamo figli delle supernove? A questo non vi do risposta. Magari se fate una domanda ve lo dirò dopo. Allora, ecco. Qui ero un po' più giovane e ero assieme al professor Koshiba. Koshiba prese il premio Nobel nel 2002 per l'introduzione dell'astronomia con i neutrini. Vi ricordate la prima diapositiva dove si vede l'immagine del Sole? Quello è un modo per fare astronomia con i neutrini. E Koshiba in realtà sviluppò questo tipo di astronomia, che è riassunta in questa slide, e ho promesso ai miei colleghi di andare veloce anche su questo. Se volete fare una domanda, dopo vi parlerò dell'astronomia con neutrini. Un altro grosso produttore di neutrini è il nostro Sole. Ne fa tanti che circa 400.000 miliardi di neutrini al secondo attraversano il nostro corpo. Ora capite, questi sono numeri sconvolgenti, numeri enormi. E vi rendete conto che questa è solo una parte del gioco. Pensate che anche la nostra Terra è un grande produttore di neutrini. Circa
Voi sapete che all'interno della nostra Terra abbiamo una potenza totale irraggiata, sia per calore che per produzione di neutrini, appunto, di circa 40.000 gigawatt. Cioè stiamo parlando di 40.000 centrali nucleari equivalenti. Un'enorme potenza. E questi neutrini forse un giorno ci permetteranno di fare la cosiddetta, come si può dire, geotomografia. Quindi studiare l'interno della Terra attraverso la radiazione di neutrini. Questa è un'altra cosa interessante, ma purtroppo non ho molto tempo. Vi voglio solo dire che anche noi umani siamo produttori di neutrini. Ne produciamo circa 350 milioni al giorno. Noi, ognuno di noi. Questo vedete che cos'è? È un iceberg. E l'iceberg, come sapete, ha soltanto una piccola parte della sua massa galleggiante, tutto il resto è sotto. Perché dico questo? Perché la massa del neutrino, per una serie di motivi ancora largamente sconosciuti, è molto molto più piccola di quella delle altre particelle. In particolare è circa 1 milione di volte più piccola di quella dell'elettrone. Questo fa pensare che forse la sua massa non vive nel nostro mondo tridimensionale, ma forse può vivere nelle cosiddette extradimensioni. Un po' come questo iceberg vive poco in superficie e molto sotto l'acqua. Un'altra proprietà misteriosa dei neutrini è quella della loro natura, cioè il neutrino è una particella di Dirac, il signore a sinistra, o di Majorana, il famoso fisico italiano, a destra. Vedete, in soldoni si può dire che se il neutrino è uguale al suo antineutrino, allora è una particella di Majorana. Se invece è diverso, è una particella di Dirac. Voi dite, sì, ma sembra una cosa così accademica. Invece no, questo può avere enormi ripercussioni sullo sviluppo del nostro universo. E anche qui devo andare veloce. Questa storia dei neutrini, delle altalene e dell'antimateria ve ne parlo dopo, se volete, ma è una cosa molto interessante. E vi parlerò qui, ancora una volta, vedete, il sottoscritto sempre più giovane, col professor Pontecorvo, una delle persone, un grande fisico italiano, che ebbe per primo l'idea che i neutrini potessero oscillare. Oscillare significa cosa? Significa che voi dovete immaginare questo neutrino che parte in un certo punto come neutrino mu, vedete, marrone, e poi durante il suo percorso può probabilisticamente, quindi con le leggi della meccanica quantistica, essere osservato come un neutrino di un altro tipo, per esempio un neutrino tau. Ma questo processo, come vi dico, è oscillatorio, quindi se continua questo percorso, a sua volta questo neutrino tau può diventare un neutrino mu, e così via, così via, così via. Questa proprietà, che sembra un po' esotica, un po' strana, in realtà è stata verificata. E quindi con grande successo della teoria di Bruno Pontecorvo. In particolare noi, il nostro gruppo di opera, abbiamo studiato e stiamo studiando ancora l'oscillazione dei neutrini da mu a tau. Come si fa un fascio di neutrini? Lo saltiamo. E questa l'avete già vista. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo realizzato un fascio di neutrini proveniente dal CERN, un fascio di neutrini mu, e dopo circa 730 km li andiamo a rivelare all'interno del laboratorio del Gran Sasso col rivelatore Opera. Quindi qua vedete il laboratorio del Gran Sasso, dell'INFN, è il più grande laboratorio sotterraneo del mondo ed è sicuramente merita una visita. Quindi vi invito tutti a prima o poi a fare una visita al laboratorio del Gran Sasso. È un'esperienza molto molto interessante. Qualcuno di voi chiederà, ma perché siete sotto una montagna con questo tipo di laboratorio? Beh, non vi do la risposta e me lo chiederete dopo. Sto tutto rimandando a dopo. E questo è il relatore che abbiamo costruito. L'abbiamo costruito in tanti, sono 30, più di 30 gruppi internazionali, gruppi italiani, gruppi europei non italiani e gruppi giapponesi, che hanno realizzato questo grande rivelatore che vedete qui, specializzato nell'osservazione di neutrini. È una specie di grande macchina fotografica che permette di identificare quelle rarissime interazioni dei neutrini che vengono dal CERN fino al Gran Sasso. Ecco, quello che vedete qui è il primo evento candidato per essere considerato l'oscillazione di un neutrino mu in neutrino tau. Ora, è abbastanza complicato spiegare cosa, però
si vede in questa slide, però se osservate la traccia rossa chiamata parent, quello è un leptone tau, che è il frutto dell'interazione di un neutrino tau con il rivelatore opera. Se fosse stato un neutrino mu, non avrebbe fatto questo. Quindi questa è l'indicazione che il neutrino mu ha oscillato il neutrino tau. Beh, questo evento l'anno scorso, giugno 2010, ebbe un'enorme risonanza, non solo scientifica, ma anche mediatica, come vedete da questa raccolta di titoli dei giornali. Voi poteste dire, bene, siete soddisfatti, avete osservato le oscillazioni di neutrino, quindi ovviamente i guai non vengono mai da soli, guai in senso buono ovviamente. E quest'anno, come se non bastasse, il fantasma dell'opera. Che cosa è successo? Il 23 settembre 2011, dopo vari anni di presa dati e dopo vari mesi di studi e di analisi e di check e di controcheck, siamo usciti fuori con un seminario. E guardate qui come si può sbagliare nel parlare di comunicazione scientifica. Questa non è un'accusa al dottor Cattaneo, che la comunicazione scientifica la fa molto bene, però guardate quali sono i tanti sbagli in uno dei tanti articoli di giornale che sono avvenuti. Allora, i neutrini sono più veloci della luce, non c'è il minimo dubbio, non c'è la minima incertezza in questa frase, cosa invece che non è quello che abbiamo detto noi. Noi abbiamo detto abbiamo un risultato molto, molto delicato, abbiamo un'anomalia, eccetera, eccetera, no? Quindi la prudenza scientifica, il dubbio scientifico. Il CERN mette in discussione Einstein. Non è vero, perché non necessariamente, come il mio collega Giangiudice spiegherà dopo, questa scoperta, semmai lo sarà, perché non lo è ancora, può essere compatibile con quello che sappiamo di Einstein. E poi dice una cosa che un po' anche dà fastidio, perché dice la scoperta guidata di un team guidata da un italiano, quando invece è chiaramente un lavoro di gruppo. E questa è la cosa più importante. Oggi nella scienza non esiste un uomo solo al comando, esiste un forte, solido lavoro di gruppo. E se c'è un responsabile, un portavoce o qualcuno, beh, questa persona ha delle responsabilità specifiche, ma il lavoro è sempre di gruppo. Cosa invece che ai giornalisti risulta difficile, difficile da digerire. Entriamo nello specifico. Quanto tempo mi manca? Zero? No, direi altri 5 minuti. 5 minuti. Allora, voglio introdurvi quello che abbiamo fatto. Questa collaborazione opera, circa 150 fisici, ha misurato. Come obiettivo, come voi sapete, è lo studio delle oscillazioni di neutrino. Però a questo punto, avendo un fascio di neutrini e sapendo che partono dal CERN e arrivano al Gran Sasso, viene naturale fare una misura, come dire, una specie di atto dovuto. Abbiamo detto, beh, misuriamo anche la velocità. Banalmente, velocità uguale spazio diviso tempo. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una misura molto accurata. Comunque, come finirà, finirà. Abbiamo fatto una bella misura, di cui siamo orgogliosi, molto accurata. Abbiamo misurato con grande precisione la distanza tra il CERN e il Gran Sasso e abbiamo misurato con grande precisione il tempo di volo dei neutrini dal CERN al Gran Sasso. Facendo il rapporto velocità uguale spazio-tempo, che voi fate tutti a scuola, abbiamo misurato la velocità. Sorpresa. Vabbè, prima di parlare della sorpresa, vi voglio spiegare come questa misura è avvenuta. È un modo complicato. Quindi attenzione alle banalizzazioni, diffidate delle banalizzazioni eccessive. La scienza è una cosa che va divulgata, va spiegata, però non sempre la scienza è facile e non sempre si può ambire a capire tutto senza aver studiato tanti anni, avessi preso una laurea, è chiaro? Quindi dovete diffidare di quelli che vi vendono la cosa troppo, troppo facile. Quindi è una misura bella ma complessa. E qua ho messo apposta questo sketch che abbiamo preso dal nostro articolo scientifico, quindi per dimostrarvi quello che abbiamo fatto. Abbiamo misurato con grande precisione la distanza, con dei metodi basati su GPS, sono i GPS che avete nelle vostre auto, e giusto per darvi un'idea del livello di precisione, quello che vedete qui è un plot in cui si mostra il monitoraggio della distanza tra il CERN e il Gran Sasso su scala di tempi dei mesi, vedete? E vedete quelle curve blu che salgono, non dicono altro che questa distanza varia col tempo, a livello di centimetri per anno.
E che cos'è questa? Questa è l'Africa che sta spingendo l'Italia verso nord. Quindi la distanza tra il CERN e il Gran Sasso si sta riducendo, si sta spostando questa distanza. E noi la monitoriamo. Quindi questo per darvi un'idea di come è accurata la nostra misura. La cosa triste, purtroppo, perché è associata a un evento luttuoso, ma vedete che siamo stati anche capaci di rivelare lo spostamento drammatico di circa 7 centimetri che si è avuto quando c'è stato il terremoto l'anno scorso, anzi 2 anni fa, nella zona dell'Aquila. 2009, 2009, ah, anche di più. E vedete che lì le placche si sono spostate in maniera rapidissima di 7 centimetri. Questo però, dal nostro punto di vista, significa che abbiamo monitorato accuratamente questa distanza. E beh, potrei parlarvi della misura accurata della velocità, cioè, pardon, del tempo di volo. Magari adesso vi do qualche informazione. Comunque, qual è la conclusione temporanea? Perché ricordate, qualunque conclusione scientifica è sempre temporanea. Si può avere una grande confidenza in questa misura, però bisogna avere sempre una grandissima prudenza. Quindi io aggiungo temporanea, i neutrini del CERN sembrano arrivare circa 60 nanosecondi prima di quanto avrebbe impiegato la luce a percorrere la stessa distanza. Voi dite, beh, 60 nanosecondi è pochissimo. Sì, però l'incertezza che noi abbiamo è di soli 10 nanosecondi, quindi è 6 volte più grande dell'incertezza. È come se io dicessi che questo tavolo è 60 centimetri di larghezza con un'incertezza di 10 centimetri. Quindi potreste dire tranquillamente che il tavolo non è lungo 0. Certamente no, perché 60 più o meno 10 non è 0. E questo corrisponde a una differenza relativa nelle velocità del fotone e del neutrino di circa 2 parti su 100.000, che è poco, ma non è pochissimo. È come direbbero i nostri colleghi teorici, questo può essere una rivoluzione, semmai verrà confermato questo risultato. Quindi quello che noi diciamo sempre, sia ai nostri colleghi che a voi, quindi sono quasi finito, ho quasi finito, abbiamo bisogno di misure indipendenti. E qualche misura indipendente l'abbiamo fatta da noi, cioè abbiamo cambiato completamente il fascio di neutrini. Questa è una notizia di pochissimi giorni, forse avete letto sui giornali che abbiamo realizzato questa misura di recente. Ora, vi chiedo un po' d'attenzione per i prossimi 30 secondi. Quello che vedete in alto è la struttura del fascio dei neutrini, diciamo del 23 settembre, tanto per capirci, quella misura che abbiamo condotto e che ha portato al risultato. Vedete che è un fascio di neutrini molto largo, scusate il molto, ma sono 10.500 nanosecondi. Diciamo, per noi è molto. E questi pacchetti di neutrini sono spaziati 50 millisecondi, che è un tempo infinito, praticamente, no? Se quello è tanto, 50 millisecondi è un tempo infinito. Però, quando riveliamo un neutrino, noi non riusciamo a dire che questo neutrino è associato proprio a quel protone lì, che lo produce, ma abbiamo un'incertezza a livello di 10.500 nanosecondi. Quindi quello che dobbiamo fare è realizzare un'analisi statistica, confrontare i tempi di arrivo di tanti neutrini con i tempi di partenza di tanti protoni, confrontarli e fare un'analisi statistica. È quello che abbiamo fatto. Molti dei colleghi hanno detto, bah, ma qui ci deve essere il baco, forse voi avete sbagliato qualcosa, sarebbe bello avere un fascio molto ben definito. Detto fatto, l'abbiamo fatto. Abbiamo chiesto la collaborazione del CERN, abbiamo realizzato un fascio come quello che vedete nel plot in basso, cioè un fascio con tanti bunch molto stretti, di pochi nanosecondi, 3 nanosecondi, spaziati un'eternità, spaziati 500 nanosecondi. In questo modo, quando osserviamo un neutrino, sappiamo esattamente qual è il bunch. E a questo punto, vista la definizione molto accurata del tempo, ci siamo permessi di dire esattamente questo neutrino è associato a questo tempo di partenza, l'uovo di Colombo. Ovviamente il prezzo da pagare è che di eventi ne abbiamo molto pochi, perché questo fascio è molto poco intenso. Risultato è mostrato in questo plot, in cui vedete, questi sono i 20 eventi che abbiamo raccolto proprio 2 settimane fa e hanno un valore medio
che manca a farla apposta, vedete, leggete in alto a destra, min 62 nanosecondi. Ancora una volta in accordo col nostro risultato principale dei 60 nanosecondi. Sono stati tutti molto contenti, noi da prima, per primi, ma anche i nostri amici teorici, perché hanno detto, beh, allora forse qualche possibilità di sbaglio l'abbiamo eliminata. Ce ne sono sempre tantissime, eh? Mai la certezza, la scienza ha solo dubbi, non ha certezze, però qualche dubbio l'abbiamo mandato via. Quindi adesso ci resta, io dico sempre, 30% dei dubbi li abbiamo buttati, ne rimangono 70%, ci abbiamo ancora da lavorare. E quindi, come si dice, è una ferra sui vero. Questo ve lo spiegherà il mio amico Gian Giudice, che cosa significa se mai questo risultato sarà approvato. Significa che Einstein ha sbagliato? Einstein, per esempio, ha superato Newton, no? Però non ha mai detto che Newton avesse sbagliato. E tra l'altro, se voi dovete calcolare le orbite dei pianeti, le calcolate con Newton, non le calcolate con Einstein. E quindi io concludo. Concludo dicendo che il neutrino ha tanti problemi e ce li ha trasferiti a noi ricercatori, e questo della velocità superluminale è uno di essi, che forse questi misteri del neutrino non sono altro che la misura della nostra ignoranza. Questa è un'altra caratteristica tipica dell'uomo di scienza, eh? Assumere di essere ignorante. E come diceva Newton, infatti, che di scienza se ne intendeva, ciò che noi conosciamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano. Grazie. Io la prima volta che ho sentito Antonio Ereditato è stato il pomeriggio del 22 settembre, perché insomma tra qualche giornalista e un po' di scienziati la notizia ufficiosamente correva già da qualche giorno. E vi confesso che istintivamente la prima cosa che mi ha fatto simpatia di Ereditato, ve lo dico non come captatio benevolenzie, prima di passare poi la parola a Gianfrancesco Giudice, ma la prima cosa che mi è piaciuta è stata il fatto che, mentre molti suoi colleghi che oggi magari lo criticano fanno gli scettici, se avessero avuto lo stesso risultato probabilmente lo avrebbero strillato ai 4:20, e lui invece da subito e continuamente, ormai da 2 mesi, continua a dire andiamo coi piedi di piombo, ci vuole prudenza, ci vuole prudenza, ci vuole prudenza. E questa credo che sia, per come io conosco la scienza e per quel poco che ci capisco, credo che sia un grandissimo pregio per uno scienziato, per cui lo ringrazio anche per questo. E a questo punto vediamo un pochino, appunto, non crolla Einstein, non cade Newton, si sentono tutti abbastanza bene, però qualcosa di nuovo ci sarebbe. Diamo per un secondo per scontato che questo risultato sia, come dire, confermato in Giappone, confermato negli Stati Uniti e da esperimenti indipendenti, e vediamo un po' come si inserisce nel quadro e nella cornice della fisica teorica come la conosciamo oggi. Gianfrancesco Giudice, prego. Allora, Antonio vi ha raccontato che cosa è successo nell'esperimento di Opera. Io sono un fisico teorico e voglio raccontare come la comunità dei fisici teorici ha accolto questo risultato e qual è stato il processo scientifico in questi mesi in cui abbiamo digerito l'informazione e poi cercato di ricavarne un'interpretazione. Di solito in questi incontri pubblici si discute sempre di fisica ben consolidata, ben definita, vi si racconta com'è la storia. Qui, come avete già capito, invece siamo in una fase di divenire. Per cui quello che voglio cercare di comunicarvi è di rendervi partecipi del metodo e del dibattito scientifico visto da dentro, visto dal punto di vista dei fisici. E qui mostrarvi un poco come è fatto e come funziona il mondo della ricerca. Proprio per questo premetto e vi avverto che non tutto quello che vi racconterò sarà semplice da digerire anche per voi. Quindi prestate attenzione, ma anche un po' di pazienza e tolleranza per quello che vi dico. Anche questo però mi servirà un po', mi darà l'opportunità di raccontarvi alcuni concetti che sono molto importanti nella fisica e fanno parte di un bagaglio. Vedrete anche la differenza tra la fisica sperimentale rappresentata da Antonio e la fisica teorica, il modo diverso che abbiamo di affrontare i problemi. La storia è iniziata dal nostro punto di vista il 23 settembre, quando Dario Oterio, il coordinatore scientifico, mi sembra che sia, no?
il coordinatore della fisica dell'esperimento di Opera, si presenta all'auditorio del CERN per dare un seminario per presentare questi dati. Come vedete dalle foto di quel giorno, l'auditorium era pieno zeppo di fisici e tutti pronti ad azzannarlo al collo non appena compie un passo falso o espone qualche errore nell'analisi sperimentale. In effetti ci sono tantissime domande nel seminario, ma Dario risponde sempre a tono. Insomma, non si riesce a trovare un errore ovvio. Quindi, come vi ha detto Antonio, la misura è una misura veramente meravigliosa che hanno fatto gli sperimentali. Se c'è quello che abbiamo un errore, un problema, deve essere qualcosa di veramente sottile, difficile da scovare, che magari anche ci può insegnare qualcosa di interessante nella fisica. Però dal mio punto di vista supponiamo che questo risultato sia giusto. Il giorno prima del seminario si era già avuta l'informazione perché era uscito in rete, nell'archivio informatico che usano i fisici per pubblicare i loro lavori, l'articolo con i risultati di Opera, che vedete qui, titolo Misura della velocità dei neutrini con il rivelatore Opera. Lì, in questo articolo, c'è scritto l'informazione che i neutrini sparati dal CERN arrivano al Gran Sasso con questi 60 nanosecondi di anticipo rispetto a un ipotetico raggio di luce. Insomma, nella nostra comunità questa è stata una bomba innescata e la bomba esplode subito, esplode con televisioni e giornali di tutto il mondo che pubblicano la notizia, come si è detto, con titoli clamorosi del tipo i neutrini mostrano che Einstein si è sbagliato, e lì vi vedete Einstein che si rivolta nella tomba, crolla la teoria della relatività, viaggiare nel tempo è diventato possibile. E anche il nostro ex ministro della ricerca contribuisce e interviene nel dibattito come meglio può. Ma non è un affare certamente soltanto mediatico di giornali e televisioni. La comunità scientifica si muove con vigore perché capisce l'importanza di questi risultati. Da una parte i fisici sperimentali cercano di capire che cosa potrebbe essere andato storto nell'esperimento, cercare di identificarlo, perché indubbiamente c'è una grande perplessità e scetticismo. Il risultato in qualche modo sembra troppo incredibile per sembrare vero. Dall'altra parte i fisici teorici invece cercano di dare un senso a questo risultato, di capire se è compatibile, ad esempio, con tutto quello che sappiamo, con gli altri dati, e quali sarebbero le implicazioni se questo risultato fosse vero. Ma la vera domanda è, ma perché il risultato di Opera è così sconvolgente? Cosa c'è di tanto sconvolgente nel fatto che i neutrini possono andare più veloci della luce? Perché il risultato ha fatto tanto scalpore e perché i fisici fanno così fatica ad accettare che questo risultato possa essere vero? Per capirlo devo aprire una piccola parentesi sulla relatività speciale. La relatività di Einstein è basata essenzialmente su un solo principio, che dice che la velocità della luce è assoluta. Cioè qualsiasi osservatore in moto relativo uniforme misura esattamente la stessa velocità della luce. Detto così, questo principio non sembra così sconvolgente. In realtà c'è qualcosa di veramente rivoluzionario in questo concetto. Perché di solito siamo abituati a pensare alla velocità come qualcosa di relativo. Cioè, se vi dico che una macchina viaggia a 50 km orari, intendo dire che ha 50 km orari rispetto ad un pedone fermo sulla strada. Ma se lo considero rispetto a una bicicletta che corre a 20 km orari nella direzione della macchina, è chiaro che la velocità relativa della macchina rispetto alla bicicletta è 50-20, cioè 30 km orari. Ragionamento intuitivo, ovvio, ma sbagliato. Sbagliato perché se esiste una velocità assoluta, come sostiene la relatività, questo risultato deve necessariamente essere falso. Cioè, se voi misurate la velocità di un raggio di luce, troverete quello che si dice C, cioè circa 300.000 km al secondo. Se ora inseguite il raggio di luce a una velocità anche altissima e misurate quel raggio di luce,
troverete sempre lo stesso valore, C, in contraddizione con quello che dicevo prima della bicicletta. Per quanto veloci voi inseguiate quel raggio di luce, troverete sempre la stessa velocità, perché la velocità della luce è assoluta. E questo concetto rivoluziona completamente il significato di spazio e tempo. Tempo, che cos'è il tempo? Tempo sembra una cosa così familiare a tutti, eppure quando ci si pensa il concetto è così ineffabile. Una bella definizione, secondo me, l'ha data Sant'Agostino, non esattamente un fisico, che nelle Confessioni ha scritto: che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più. E c'è una verità in questa frase che vale ancora oggi, perché anche per i fisici questo concetto, che sembra così naturale, quando ci si va a pensare si arriva a difficoltà. Quindi in relatività speciale, per non incappare in sofismi filosofici, il tempo è definito in modo strettamente operativo. Cioè il tempo è ciò che un osservatore misura sul suo orologio, sia esso il ticchettare regolare di un pendolo o di un cristallo di quarzo, di un'oscillazione atomica. Consideriamo allora un orologio veramente elementare, forse non molto pratico, però la cosa più semplice che un fisico teorico può immaginarsi. Cioè, pensate ad un osservatore nel punto A che manda un raggio di luce nel punto B, dove c'è la sua centrale, dove c'è uno specchio. Lì il raggio di luce viene riflesso, ritorna al punto A c'è uno specchio, il raggio di luce torna in B e in A, cioè il raggio di luce oscilla tra A e B. E queste oscillazioni sono il ticchettio del tempo che questo osservatore misura. Adesso consideriamo un secondo osservatore, uno che si muove verso sinistra, per voi sì, verso sinistra con una certa velocità. Se vi mettete dal punto di vista di questo osservatore, quello che lui vede è il sistema intero che si muove verso destra. Questo è abbastanza ovvio. Che cos'è il punto? Il punto è che allora quel raggio di luce che prima si muoveva dal punto A al punto B, adesso si muove dal punto A al punto B primo al punto A secondo. Quindi vedete che la traiettoria che il raggio di luce compie questa volta è più lunga di quella di prima. Ma se voi assumete che la velocità della luce debba essere esattamente la stessa per i due osservatori, arrivate ad un risultato molto sorprendente. Siccome la velocità della luce è la stessa, ma la distanza è diversa, allora anche il tempo che ci mette il raggio di luce a muoversi da un punto all'altro è diverso. Ovvero il tempo scorre più lentamente per il secondo osservatore. E qui è la stranezza. Cioè i due osservatori misurano il tempo fluire in modo diverso. Lo ripeto ancora una volta, perché è così sconvolgente questa frase, che il tempo scorre più lentamente se ci si muove a velocità maggiori. Questo risultato può sembrare sorprendente, contraintuitivo, in realtà lo riscontriamo continuamente nel mondo delle particelle. Le particelle si muovono senza difficoltà una nel futuro dell'altra, e questo lo misurano nel laboratorio continuamente. Nel nostro mondo avviene anche questo effetto, però siccome ci muoviamo a velocità molto più piccole di quelle della luce, l'effetto è assolutamente non percettibile. Però se voi immaginate di prendere un'astronave e di viaggiare alla velocità di 99,99996% della velocità della luce e correte per 27 anni nello spazio, poi d'improvviso vi fermate, vi girate e tornate indietro per altri 27 anni. Per voi sono passati 54 anni, tornate sulla Terra, leggete il calendario sulla Terra e scoprite che sono passati 10 milioni di anni, cioè avete viaggiato nel futuro. Questa non è fantascienza, è scienza. Lo ripeto ancora una volta, il tempo scorre più lentamente se ci si muove a velocità maggiori. E allora uno si può porre la domanda, va bene, aumento la mia velocità. Come scorre il tempo? Come scorre il tempo per un raggio di luce? Cioè qualche cosa che si muove veramente alla velocità della luce. La risposta è che non c'è tempo per un raggio di luce. Il tempo è immobile. Non c'è passato, non c'è futuro. Nulla cambia.
Il tempo per un raggio di luce è un po' come per uno studente sui banchi di scuola. Il tempo non passa mai e non c'è futuro. Allora, l'altra domanda è, va bene, abbiamo capito il raggio di luce, e se il neutrino veramente viaggiasse a velocità superiore a quella della luce, che cosa succede? Beh, pensa che a questo punto avrete già, forse potete intuirlo, perché vi ho detto che più velocemente ci si muove, più lentamente scorre il tempo. Quando si arriva alla velocità della luce, il tempo non scorre. E quindi, se vi muovete a velocità superiore a quella della luce, il tempo va all'indietro. Sconvolgente. Capite perché ci preoccupiamo se Opera ha ragione? Potrebbe veramente anche il neutrino viaggiare indietro nel tempo? Anche noi ci preoccupiamo. Potrebbe, se questo è vero, potrebbe arrivare al Gran Sasso prima di partire dal CERN? Cioè l'ordine di causa-effetto sarebbero invertiti? Questi pensieri stimolano i fisici anche a raccontarsi barzellette del tipo: neutrino, chi è? Knock knock. Cioè causa-effetto sono invertiti. Ma a parte gli scherzi, se il risultato di Opera fosse giusto, veramente il principio di causa-effetto non varrebbe più? Veramente si potrebbe viaggiare nel tempo? Prima di rispondere a questa domanda, apro un'altra parentesi sulla relatività, così vi mantengo un po' di più di suspense. L'esistenza di una velocità assoluta, quella della luce, come ho detto, è il principio base della relatività speciale. Come abbiamo visto, una conseguenza di questo principio è che il tempo non è un concetto assoluto, ma dipende dal moto dell'osservatore. E la stessa cosa vale per lo spazio. Spazio e tempo non sono concetti assoluti, ma sono in qualche modo solo la proiezione di una vera realtà unica, che è lo spazio-tempo. Il concetto assoluto di velocità della luce è quello che fa da cerniera tra spazio e tempo e li lega indissolubilmente in un'unica entità, lo spazio-tempo. Quindi, se questa velocità limite delle diverse particelle dipendesse dal tipo di particella, fosse diversa dal fotone, cioè dal particella che è della luce, o dal neutrino, allora le diverse particelle vedrebbero spazio e tempo in modo diverso. Cioè, se i risultati di Opera fossero confermati, dovremmo concludere che il neutrino non rispetta la simmetria tra spazio e tempo che è alla base della relatività. Non verrebbe a cadere però soltanto l'esattezza del principio della relatività, ma l'intera struttura su cui formuliamo le nostre teorie. In qualche modo non è che potremmo soltanto modificare il copione della commedia della fisica, ma crollerebbe il palcoscenico, il teatro su cui recitiamo. Proprio per questo i fisici sono entusiasti di questo risultato e dall'altra parte anche perplessi e increduli. Abbiamo bisogno, come si è detto, di conferme sperimentali. Però, dal punto di vista di fisici teorici, quello che dobbiamo fare è capire se questi dati ammettono un'interpretazione plausibile. Allora, ritorno alla domanda. La chiave per capire se i neutrini veramente ci permettono i viaggi nel passato, come è stato scritto in alcuni giornali, sta nella struttura dello spazio-tempo. Nel contesto della relatività speciale, una particella superluminale implica uno scorrere negativo del tempo e quindi si potrebbe arrivare ad un effetto prima della causa. Ma abbiamo visto che se Opera avesse ragione, la struttura stessa dello spazio-tempo verrebbe a cadere e deve essere in qualche modo modificata. E quindi non è chiaro se in questo nuovo tipo di spazio-tempo un moto superluminale implica necessariamente viaggiare nel passato. Quindi la risposta, se volete, è ancora aperta, ma è ben plausibile che i viaggi del passato risultino impossibili, perché è concepibile avere strutture modificate dello spazio-tempo in cui la sequenza causa-effetto viene mantenuta. Ma ancora dobbiamo capire molte cose prima di concludere. Ma quali sono le ragioni per le quali tanti fisici teorici sono ancora perplessi alla cosa? La situazione, dal nostro punto di vista, è ben descritta dalle parole del fisico Eddington, Arthur Eddington, che disse scherzosamente: non credere mai a un esperimento fino a quando non è stato confermato dalla teoria. E questo è un po' l'approccio
che tanti fisici teorici hanno. Quindi quello che cercano di fare è, prima ancora di sapere se il risultato è confermato o confutato, vedere se ha senso, se si può capirlo. Uno dei problemi più formidabili della fisica delle particelle è la compatibilità tra meccanica quantistica e relatività generale. Questo è uno dei problemi aperti più importanti e sappiamo che c'è una difficoltà nel riconciliare le due teorie e quindi questo significa che necessariamente per farlo dovremo rinunciare o estendere alcuni dei principi di una o dell'altra teoria. Quindi è ben possibile che l'esatta simmetria tra spazio e tempo, la cosiddetta simmetria di Lorentz che sta alla base della relatività, possa essere violata ad un certo livello. Però, se noi facciamo una stima basata sulla forza della gravità, ci accorgiamo che gli effetti di questa violazione dovrebbero essere di qualche migliaia di miliardi di volte più piccoli di quanto misurati da Opera. Antonio ha detto che l'effetto sembra piccolo, l'effetto misurato. In realtà, dal punto di vista dei fisici teorici, l'effetto misurato da Opera è gigantesco, perché è gigantesco rispetto a quanto potevamo immaginarci. E proprio per questo non è facile riconciliare questo effetto gigantesco con quanto sappiamo delle proprietà dello spazio-tempo. Un altro argomento che ha fatto riflettere molto sui neutrini superluminali viene dal cielo. Già Antonio vi ha raccontato come tanti neutrini vengono dal cielo e come sono particelle estremamente penetranti. Basta pensare che uno di quei neutrini che vi mostrava essere prodotti dal decadimento beta, se voi voleste essere sicuri di bloccarlo, di fermarlo, dovreste usare un blocco di ferro spesso tanto da qui ad Alfa Centauri. Questo vi fa capire la difficoltà delle misure sui neutrini e vi fa anche capire perché i neutrini sono perfetti per sondare le proprietà all'interno delle stelle, perché possono uscire dalle stelle praticamente indenni e quindi dare informazione di processi termonucleari che agiscono all'interno. Infatti, molto si è capito dal Sole proprio dallo studio dei neutrini. Vi ha già raccontato Antonio che il 23 febbraio del 1987 apparve nel cielo una supernova. Una supernova è un'esplosione che avviene in certe stelle quando finiscono il loro carburante nucleare, collassano violentemente sotto l'effetto della loro stessa forza gravitazionale. Quella del 1987 fu la più vicina supernova dal 1604. Ma al contrario del 1604, nel 1987 erano in funzione dei rivelatori di neutrini e quindi fu possibile misurare i neutrini che provenivano dalla supernova. E in questo modo è stato possibile misurare la velocità dei neutrini che, entro l'errore, con un errore molto inferiore a quello di Opera, era in accordo con la velocità della luce. E allora questo ci dimostra che Opera ha sbagliato? Non necessariamente. Si potrebbe ipotizzare che le energie, visto che l'energia dei neutrini di Opera è molto diversa da quella delle supernove, si potrebbe ipotizzare che l'effetto anomalo della velocità dipenda dall'energia, oppure si potrebbe ipotizzare che il comportamento dei neutrini nel vuoto cosmico, oppure all'interno della Terra, sia diverso. Quindi la questione è ancora aperta. Un'altra questione importante è stata l'osservazione teorica che un neutrino superluminale dovrebbe emettere della radiazione in forma di elettroni e positroni e perdere così energia, perdere così tanta energia che Opera non avrebbe potuto osservare quello che ha osservato. E quindi c'è una contraddizione tra questa predizione teorica e l'osservazione. Concludo così, perché il tempo mi è scaduto, il racconto di questa strana storia del neutrino. Se non ci avete capito niente, non preoccupatevi, perché anche i fisici teorici non ci hanno, perlomeno per il momento, non ci hanno capito granché. Ma questa è la scienza. La scienza progredisce così, proprio in questo modo confuso e contraddittorio, con errori e con successi. Quindi mi sembra giusto concludere con le parole di Einstein stesso, che ha detto: la teoria è quando si sa tutto, ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto, ma non si sa il perché. In ogni caso, si finisce sempre col coniugare la teoria con la pratica. Non funziona niente e non si sa il perché.